Ciao ragazzi, qua siamo sul Destiny, siamo in un box di Destiny. Avrei dovuto prendermi la Ghost Edition, cioè la versione Spettro con dentro il robottino e tutto il resto. Mi hanno dato il gioco e in omaggio una maglietta, anche se non l'ho coordinato. Ma prendermi lo Spettro, ma prendermi quello con il robot, ma ho detto che era l'ordinario, perciò come ce l'ho regalata con questo? C'era la 100 euro la limited, che è sempre quella dello Spettro, senza il robot dentro. Questo è il retro. Video subito noso. Non farò gameplay su Destiny, almeno non subito, soltanto anche perché l'inizio è quello della beta e dell'alfa. Perciò andiamo a fare l'unboxing di questo bel gioiellino. Quindi subito l'ho preso 2 giorni dopo l'uscita del gioco. Perciò ho appoggiato la telecamera. Scusate. Spero che l'abbiate visto. Comunque ho fatto un bel taglietto sulla plastica. Il gioco, quello strano, costa 70 euro. Secondo me i giochi dovrebbero costare un po' di meno, tipo una volta tipo 40-50 euro per un gioco nuovo, anche 20 meglio, però ormai comunque per PS4, salto se tipo inclusi esclusivi anche cose escono pure prima, dato il Bungie ha deciso di portare Destiny prima sopra le 4, secondo te, visto per la beta e l'alfa. Poi qua c'è la Vanguard, questa dovrebbe essere la Vanguard Edition. Se avete visto il codice, sarà già riscattato. Adesso c'è un codice dietro, non farò vedere il resto. Sì, qua è un mese di PS Plus. E poi c'è, questo va comprato, quello che è dentro la limited e la Spectre Edition, anche se preferisco Ghost Edition, molto interessante, molto più bello da dire. Comunque questo è l'unboxing di Destiny per PS4, spero che vi sia piaciuto e alla prossima, ciao.